Ciao a tutti, chiaramente come sempre ho aspettato la fine della sintesi per parlare. Allora, siamo nei panni, per ora posso parlare. Siamo qui con Matt ed Emily, che probabilmente no perché non lo so, però c'è il rischio che cascano di sotto, perché sono circondati da cosa sono, cervi, cerviatti, non lo so. E niente, appunto, ci eravamo lasciati lì. Comunque con loro, come avete visto, che stanno cercando la torre antincendio per poter chiamare aiuto. Ora iniziamo a giocare, capito? Siamo a vendetta, fra l'altro. Controllati, vai, rimprovera. Ma puoi cercare di controllarti. Come incazzata, Dio. Lasciami pensare, ok? Ok. Sto zitta. Se ne vado addosso? Dai, De. Che palle, De. Speravo la scassero di sotto. Ti prendevano in coordinata. Bududu! Di sotto. Gli date una botta a lei. Io lei non la patisco, ragazzi. In continuo. Non patirlo, vai, che l'ho visto volare. Attenzione. Invece no. Cosa devo fare? Dov'è? Non ce l'ho fatta, ragazzi. Non ce l'ho fatta o no? Vabbè, si vedrà. No, metti sotto, no, ragazzi. No, no. No, ma guarda lì, addio, ma cosa sta facendo? Ma fa tutto da solo triangolo, ce l'ho fatto. No, metti, no, ragazzi. Tutto, ma non metti. Ma perché non quell'altra? Aggira. Cosa vuol dire in questo? Calda attenzione, boh, che culo. Passa a sinistra. Quadrato. Un po' più veloce. Arrampiati. Quadrato, vai. Ce la posso fare. Triangolo. Cerchio, tondo, triangolo un'altra volta. Vai di sotto, attenzione. Vai, ce l'ho fatta. Scomparsi, sono andati via. Non mi ringrazio. Così da nulla. Sempre a romper cazzo, dai, ragazzi. Ti ringrazio, cazzo. Ti ringrazierò così tanto che... Va bene, facciamo dopo, ora filiamo, prima che quei cazzo di cervi ci trovino. Ok. Via. No, sono lei. Se riusciamo a parlare con qualcuno alla radio, gli diremo che ci serve aiuto. Ma va. Che facciamo mentre aspettiamo? Torniamo alla baia. Fatti portare una pizza, che mappano i pizza. Oddio, non la baia. Ma è bestia idea. È meglio restare qui, magari potremmo ricevere altri messaggi via radio. Facciamo funzionare la radio. Lo ce l'hanno fatto. Eccoci, ma aperta bocca. Accecante! Altro non riesco a vedere, che cos'è quello? Una luce di sicurezza, attivata dal movimento, credo. Devo salire qui, X, sì. Fa salire lei, vai, Matti. Se si smocca la guarda buona schiatta. Sale o resta giù davvero, Matti? Boh, vabbè. Cose strane. Da dove arriva questo vento improvviso? Siamo quasi arrivati.
Ma perché devi dire queste alzative? Ma c'è sempre stato il vento, maledetta. Boh, no, come non la patisco. Lo dirò fino a che un schiatta. Sì, schiatta. Tanto il culo è ciò, lui sopravvive, sta a vedere. Ah, ecco Matt. Cioè, microonde, no, scherzo, cos'è? Un tipo di fax, ci può stare. Una stampante, perché non devo dire tutte le alzate a livello? Ok, niente corrente. Su, forza. Ottimo, niente corrente. Deve pure esserci un interruttore o qualcos'altro qui. Infatti ho visto anche un'altra lucina. Ti prego, dimmi c'è qualcosa dentro. Addio. Mi spiace. Chissà dove sei. Dopo stanotte la loro scomparsa mi sembra più comprensibile. Sto leggendo, ragazzi. Ma scusa, ma non è morta? Perché c'è il cartello di, diciamo, cercasi, cioè persona scomparsa? Ecco, non ho ritrovato il cadavere. Ma non so, c'è dubbio, vero? Fuori. Che vedi, niente male. È caria almeno per poter lanciare il razzo. No, no, ammetto, ma te se... Io a te non ti do una sega nulla. Fa vedere, pum, scoppia. Questo dovrebbe essere visto da qualcuno. Da chi? Spero non dallo psicopatico, però. Sì. Lui non si è intelligente, ha detto, dall'inizio del gioco, penso. O perlomeno sensata. No, guarda, una fune, cos'è? Serve qualcosa? No. Entriamo dentro. Eccolo via, l'ho mai visto. Fate il giro tutte le cose. Qua, butta giù. Anzi, su. Oh sì, cazzo, ecco! Ben fatto. Ok, un punto per me ed Emily. Ciao, vediamo. Un'altra, vai, bordalo. Mi spiace anche per la tua scomparsa, Beth. Boh, vabbè. Prima a vedere se ora funziona tutto. No, ragazzi, l'ho fatta così, ancora dell'altra. Pronto? Mi sentite? Ehi! Per favore, se c'è qualcuno in ascolto, ci serve aiuto! Passo, passo! Merda! Pronto? Oh mio Dio! Grazie a Dio, ci serve aiuto! Presto! Pronto, state cercando di contattarci. Servizio guardia parchi della contea di Blackwood. Non va il microfono. Molto bene. Parlate lentamente, in modo chiaro. Passo. Per favore! Per favore, oh mio Dio, siamo bloccati sulla Blackwood Mountain. Ha detto di parlare piano. Ripetete il vostro messaggio, non riesco a capire quello che state dicendo. Ci serve aiuto, presto! Pronto? Potete identificarvi? Passo. A seconda, dai. Oddio, ok.
Siamo... Il mio nome è Emily. Pronto? Come dicevo in modo chiaro, ripetete, basso. Insisti. Oddio, per favore! Mio Dio, moriremo tutti qui se non verrete subito ad aiutarci! C'è un maniaco, lo capite? Addio! Qualcosa ha attivato il sensore di movimento. Sarà stato un cazzo di cervo. Sì, signorina. Non allontanatevi da lì. Manderemo degli elicotteri a recuperarvi quando la tempesta si sarà calmata. Basso. Quando la tempesta sarà calmata. Cosa? Quando? Quando verrete? Appunto. All'alba, il prima possibile. Ai, esta. Non prima dell'alba. Until dawn. Prenderci, no, vieni a prendermi, sempre. Apri un po', Matteo, vai da chi è? Cucù. Cos'è questo sorriso? No. Vai. Grazie, arrivederci ragazzi. Ci vedremo nell'altro mondo. Arrivederci. No, Emily. Vede botta fate. Ti prego, casca. Vai. Vai. No, fermo. Voglio sta fermo. No! Mio buono, la voglio far schiantare. Vabbè, si usa qualcosa se si può. A meno che non sia troppo tardi. No, no! No! Oh, merda! Morta. Sono morti tutti e due. Attenzione, Matt c'è. E è già qualcosa. Forse Emily potrebbe essere schiantata. Cazzo! Merda! Merda! No, è sempre viva! Pensavo fosse schiacciata, no. Quella lì. Vabbè, via, se c'è da pigiare, pigeremo qualcosa. Devi farlo ora, che cosa stai aspettando? Sto pensando! Lasciami pensare! Non pensare, idiota, tirami via bene, da qui! Va bene, ok, non premo niente. Sospettoso, ecco scelto. Per questo Mike ti piace ancora? Lui è un pensatore! Matt! Io non... Ah no, si gioia, ti ho vista con lui! Cazzo, Matt, stavamo solo parlando! Oh mio Dio, questo non è il momento! Oh no. Dimmi solo che sta succedendo! Niente, Matt! Dio! Ammettilo! Ero confusa! Tu te lo sei scopato! Ti prego! Ah, Matt, cioccoletta! È vero, non ti dispiace, per essere solo salvata. Se... Non ti dispiace, puoi portarmi via da questa maledetta torre? Ti prego, Matt, fai qualcosa! Salta al sicuro, vai! Devo saltare! Vai, vai! Vai che scoppia la zoccola, vai! Cercando il modo migliore di aiutarti! Tirami fuori di qui, idiota! Salta al sicuro! Ciao, bella! Ciao! Oh, è morta! Olè! Si urla Emily! Ciao Emily! Via, meno uno! Tanto è mai vi, è una strage! Però sono contento! Tanto è un gioco, ragazzi! Però sono contento! Si impara a fare la zoccola, la zozzona! Non era di sopra? Non so, non l'ho vista. Deve essere scesa qui. Neanch'io l'ho vista!
Addio. È successo davvero? Merda, che cosa sta succedendo qui? Per un momento mi ricordavo se era successa, allora poi mi è venuto in mente Josh, poverino sbriciolato. Così, inconsapevolmente. Ashley, basta. No, voglio dirti grazie, grazie per avermi salvata. Ashley, cosa potevo fare? Non potevo lasciare che ti accadesse qualcosa. Non potevo. Ashley, stai bene? Sì, solo che... Sai, tu e Josh eravate amici, Chris. Troviamo Sam e basta, ecco cosa. Sì, ma voglio dire... Ashley, ora basta, io non voglio pensare a quello che è successo. Chris! Adesso c'è il processo. Addio. C'è gli spiriti. Ma Maggie è brutta, ha fatto le lead. E la... No, bimbi, ma ci vai anche, eh. Sì, ci vado, dì. Mamma mia. Aspetta, hai visto anche tu? Visto cosa? Quello, Chris, quello. Cosa sarebbe quello? Sembrava una figura trasparente, come un fantasma. Sì, ciao. Sono seria. Perché non mi credi? Scusi, Chris, ora è vero che ogni tanto mi stai simpatico anche te. C'è l'inferno. Ma se le porte si aprono da sole, ti alzate, potrebbe dirti una volta una vostra sensata, o perlomeno vera. Oh, avrò capito, bastava finire il discorso. No, ti sbagli, l'ho visto, e ne sono certa, Chris. L'ho visto anch'io, ammetto anche di averlo visto. Va bene, forse, sì, forse hai visto qualcosa. Cerchiamo di calmarci. Secondo te stiamo impazzendo? No, ma ti pare. Soltanto qui, Ash. Se solo andassimo a chiamare gli altri e... E se Sam fosse nei guai? Se ne servisse aiuto? Oddio. Andiamo. Dio, ma cos'è, oh? Wow, ma scherziamo? Cosa diavolo sta succedendo? Addio. Oh, che spavento. L'hai urtato tu, Bego? L'hai urtato tu? Ma cosa dici? Ma lo vedi, si apre andà solo le porte, l'armadio, c'è Narnia lì dentro, ma lo vedi, Chris? Che fatto, no? Candele che si accendono da sole e quello spettro o qualsiasi cosa fosse. Secondo me non vuoi vedere cosa sta accadendo davvero. Come fai a non aver visto quella figura trasparente che è passata accanto a noi? Potrebbero essere allucinazioni. Io non mi immagino le cose. Beh, ho visto cose anch'io. Ho visto cosa è successo a Josh nel capanno. Ed è quello a preoccuparmi. Oh, effettivamente. Lo so. Che vero, dovrebbe essere abbastanza scioccante. Mi preoccupa Sam. Se c'è davvero un pazzo qui, potrebbe essere morta anche lei. Non dirlo nemmeno, ti prego. Oh, mi pareva di aver visto una lucina. Mi stavo sbagliando. Proviamo a entrare dentro Narnia a questo punto. No, dai, scherzo, andiamo di là. Allora, cos'è questo SUV? Un pezzo di legno. Ah, ma qui dove è stata Sam? Ecco perché sono qui che vedono tutte le cose strane. Questa è la porta, vai, uso. Che ora, fra l'altro, non c'è più un'altra volta la maniglia. Sì, ma la maniglia si è stata messa dove era prima. No, a parte non c'è più, niente. Sto per di là. Una delle mie bagianate, una delle mie fandonie. Addio. Guarda, Chris. Si vede dalle finestre. Si vede cosa? Immobili. No, è come una scena con babbo. Mamma mia, brutte idee. Sì. Addio, sta a vedere questa sbuoi di lì, eh. Mi sa che ti serve una chiave se vuoi metterti a giocare. E dov'è la chiave? Eccoci. Aspetta, Chris,
Mamma, non l'hai visto? No. Perché giocavi col cellulare, stupido? Stavi twittando hashtag c'è un bel fantasma che ci dà la caccia. Calmati, ok? Qui non c'è alcun fantasma. Eccoci, E di chi poi? Sei solo sconvolta per quello che è successo a Josh. Sei tu che non eri attento, l'ho visto. Ho visto un fantasma e sembra Anna. Aspetta, forse Beth. Cazzo, Ash, pensi che ci abbiano seguito dopo la seduta spiritica? Non lo so, forse. Non è così, perché i fantasmi non esistono, ok? Ok, chi parlava alla seduta spiritica allora, Chris? Non lo so. Maledetta la miseria, Dio. Cos'è stato? Chiaramente cosa si fa? Si va lì, Dio. Ti pare? Allora ce lo vogliamo far vedere queste budiule. Se sei fantasmi sono di loro due. Ma quello lo sa. Oh mio Dio. Addio. Là, guarda là, Chris. Non dirmi che non l'hai visto. Lo vedi? Lo vedi? Io non so. Boh, Chris, ora di comincia a darmi un po' noia. Ma è evidente, Maria e Mani. Via, mettiamo la chiave lì, guardiamo lo spettacolo. Sta a vedere boh cosa succede, È incredibile. È incredibile, gira la chiave. Ma volesse che lo vedessi. No, ti pari. Wow, cosa sta succedendo? Oddio. È come... Non è come niente, siamo noi. Nascosti ad aspettare Anna, l'anno scorso. Ma è così preciso. Io ero seduta lì e là è dove stava Matt. Questo è opera di qualcuno che era lì. O di qualcuno o qualcosa che ci osservava. Forse è un avvertimento. Forse qualcuno l'ha messo qui per confonderci. No, deve essere il fantasma. Vuole dirci che il pazzo ha ucciso Anna e Beth. Credo che sia questo bastardo. Sta cercando di farci uscire di testa. Perché avrebbe dovuto fare questo, Chris? Sta cercando di dirci che verrà a prenderci tutti quanti. Oh, bimbi. Ma si sta scherzando, Boh, che ansia. 2013 va a 12. Sta a vedere cosa c'è scritto. Va bene, vai. Sta a vedere, Andiamo avanti. Stare tutti insieme qui, in montagna, sarà fantastico. Falò e poi fare il bagno. E, oh mio Dio, Mike, sono così ansiosa di stare con lui. Non posso leggere. È troppo triste, Chris. Andiamo avanti. Ah, finisce così, Pensavo. Il fumo. Comunque, ragazzi, c'ha quell'occhio rosso del cavallo lì. Impressionante. Siamo nel muro. No, bimbi. Ma si sta scherzando, Bimbi, ma che bimbi. Mamma mia. Niente. Ho visto qualcosa. Bimbi, sono morto dentro, Maledetti loro. Sti gioi di merda, Ma guarda, viccio la pelle d'oca, Ma cos'è? Guarda, una lampadina è cerchiata. È parecchio potente. In effetti mancava questo. Boh, che schifo! Dio, trema tutto! Aspetta, da qui si va in un'altra stanza. Ed è enorme. Chris, non so se voglio andare avanti.
Ma guardate, ma dove si va qui? Ma dove si va a rifinire? Ma mi è rimasta una testa l'immagine della bimba fantasma brutta, se non mi farà altro è Anna, mi pare, almeno mi è sembrata. Boh, ma com'era brutta, te. Ma poi si dà nulla. Io credo di non farcela più. Sì, anch'io. Ormai sono al limite. Io volevo solo dimenticare i fatti dell'anno scorso. A dire il vero, non so Anna che volesse fare. Sì, beh, sai com'è quando hai una bella cotta per qualcuno. Bene, così in pratica mi stai dicendo che abbiamo messo una nostra amica fragile in una situazione terribile che l'ha portata a scappare e sparire nel nulla. No, bisogna essere comprensivi, eh. Se fossi stato... Sì, sì. Non credi che saresti scappato? Ma chi piace essere preso in giro? La gente non mi prende in giro. Direttamente? Eh? Chris, l'abbiamo ridicolizzata davanti a tutti i suoi amici e al ragazzo che le piaceva. Non riesco a immaginare niente di peggio. Allora, tutti i torti non ce l'ha, eh. Però è così, se per davvero il fantasma è Anna. Oh no. Addio, cos'è? Il braccialetto di Sam. E lei non se lo toglie mai. Insomma, mi sembra esagerato. Dobbiamo trovarla. In fretta. Addio, cos'è quello? Ehi. Ma questi sono finti. Ma chi stamperebbe dei giornali finti? Già, davvero, una bella domanda. O quella? Cosa vuol dire? Non l'ho capita, bimbi. Sai cosa? No. Ash. Ne ho abbastanza. Non voglio addentrarmi ancora in questo maledetto incubo. Ash, ti capisco, ok? Anch'io sono spaventato, ma se Sam è laggiù sola con un pazzo, come possiamo... Ammazza anche voi, prende anche voi. Se noi. Sì, effettivamente. Andiamo, dai, già avete fatto il danno, fa ammazza quell'altra, è scappata, Anna, Dio. Ashley, andiamo. Perché hai poi, sempre ragione? Poi, se fate anch'io sì. Beh, quando hai sempre ragione... Se dovesse hai succedere ragione. Qualcosa, non importa, vedrai. Voglio solo andarmene. No, dobbiamo trovare Sam. Forza. Chris, ho una sensazione davvero strana. Cosa intendi? Continuo a pensare che quei finti giornali siano in qualche modo collegati al tizio che ha ucciso Josh. Cioè? Ah, bello sicuramente. Però non capisco, non ho capito mai male. Sì, ma come? È come se tutto avesse quasi senso, ma sento che ci sfugge qualcosa. Addio, cos'è una batteria? Oh. Vai, è un'altra volta! Ma guarda Vio, ma guarda lì che lavori. Ma poi questa lo sai, tipo camere sotterranee, sta sono? Siamo noi? No. Cos'è questo? Un elenco di bersagli? Mi sa di sì, caro Chris. Beh, di là c'è qualcosa. Perché sai? No, fermati, Chris! Addio, vieni, Chris, vieni di va. È da solo. Parte ora i proiettori. Bello. Ehi! Dov'era Chris? Dov'era Chris? È dell'anno scorso. Aio. Quello stupido scherzo.
Non è un po' imbarazzante? Eccola. Non l'avevo mai visto. Lei è così... Così come? Mike? Così emozionata. Sono Anna. Così viva. Ciao, Anna. Non sospetta nulla. Oh, sì, così. Oddio. Oddio, si sta togliendo la maglietta. Non ti ricordavo così coinvolta. Ma vorrei anche vedere, senti uno schifo. Dio. È stato uno schifo. Scusa, non doveva finire così. Sembri parecchio divertita. È quella la parte peggiore. Era soltanto uno scherzo. Doveva essere divertente. Sì. Non voglio rivedere più questo filmato. Mike. Oh, ma ci avrei giurato... Capitava qualcosa. Cosa sta succedendo? Madonna santa. Esce, calmati, ok? Non ce la faccio. I fantasmi e questo filmato e tutte le cose che volano in giro. Calmati per un secondo. Perché? Per quale motivo dovrei calmarmi? Sto impazzendo dalla paura. Qui c'è qualcuno che ci sta prendendo in giro. Pensaci, i fantasmi non usano le telecamere. Non fanno questi giochetti. Allora che c'è dietro tutto questo? Dico sul serio, dimmelo. Non lo so, forse è la stessa persona che ti ha legato e ha ucciso Josh. Giusto. La stessa persona che potrebbe avere Sam, proprio ora. Forse hai ragione. Vorrei non averla. Insomma, andiamo di là. Vai, un'altra chiazzata di sangue. Sangue? Forse è di Sam. Sì, a parte che sta anche a gonore, c'era prima c'era una vasca, era piena zeppa di sangue. Vasca, la bandina, fra l'altro c'era dell'aggeggio tutto segato. Non riesco. Che a me personalmente sarei avrei... Credo di aver visto Sam là. Sei sicura? Che aveva ammazzato Josh. Controllare. Io dico che chi sanguinava è passato di qua, ok? Per cui andiamo, ora! Segui Chris, andiamo. Ok, sì, hai ragione, arrivo. Era ora. Vai, madonna santa. Vai, eccoci. Non ti cavo, aspetta. C'è qualcosa lì? Non capisco. Perché rinfrescare questo posto se già si gela? Chissà cosa passa per la testa di questa tizia. Ah! Aspetta. Quelli sono... Sì, i vestiti di serva. Che è? Sbagliato. Direi che ha sbagliato. Quindi lo psicopatico è stato qui sotto, sicuro? Credi che sia ancora qui? Spero di no. Oddio, perché questa cosa è qui? Domanda interessante. Ma perché Chris comunque è così calmo? Io non lo capisco questa cosa lì. Sam! Ah, è viva, almeno. Sembrerebbe. Chi è? Sam? No, Sam è viva. Sam! Chris, cazzo. È morta! Oh, cazzo! No, oh, cazzo! No, non è morta. Come lo sai? Che respira. Allora, cos'ha? Cos'ha che non va? Credo sia svenuta. Oh... No, tan tan tan, buonasera. No. Ho deciso di chiamarlo Franco. No, scherzo. Qualcuno si chiama Franco? Beh, ce la faccio. Come si chiama Franco, sta la prendendo male. No. Vivi e impara. Cosa? Vivi e impara. Vive e impara. Testa, cazzo. Cosa vuol dire? Oh, merda. Es. Guardate su, se non avete già visto. Via. Mi ha colpito. Buona. Occhio nero. Via, guardiamo chi morirà. Chi si fa morire? Se bisogna scegliere.
tizio che ha ucciso Josh. Oddio, no! Oddio! Bastardo assassino! Chris. Sei un mostro! Guarda, moriremo, Chris! Io non sono pronta a morire! Nessuno morirà! No, ti pare! Non è giusto! Josh tipo ha fatto finta! Cosa? Dirmi cosa? È troppo tardi! Chris, a che serve? Smettila, dimmelo! Abbiamo continuato a girarci intorno e ora, guarda, abbiamo sprecato Esci. Tutto. Niente è andato sprecato. Cosa vuoi dire? Ogni secondo che ho passato al tuo fianco ha reso la mia vita degna di essere vissuta. Oh mamma mia, che dolcioni, Chris. Mi spiace, avrei dovuto dirtelo prima. Chris. Ti giuro, quando torneremo a casa... Oddio! Ah, no! Ashley, ti salverò! Aiuto, non ti lascerò morire! Salute a voi, mie piccole gabbie speciali. Eccolo, via. Non aver paura. Oh, invece dovresti, Ashley. Perché ecco il colpo di scena. Chris ha già dovuto fare una scelta fatale oggi. E ora dovrà farne un'altra. Chris, puoi prendere l'arma davanti a te e sparare ad Ashley. Oppure puoi sparare a te stesso. Quello che rimane resta in vita. La scelta è tutta tua. Non essere sciocco, Chris. Cosa si fa? Oh mio Dio, no! No, Chris! Chris! Basta! No, Chris! Dimmi cosa no, faccio. Oh mio Dio, no, no. Vai, Ashley. Oh mio Dio, no, basta. No, le donne, Bimbi, a parte Emily che no, mi stava sul no, cazzo. Bimbo, no. Oh mio Dio, vado. No, no, Chris. Vado. Chris, basta. Rip, Chris. Sei spinto troppo oltre. Vai, eccoci, bordo. Non lo capisci? Eh? Non capisci che questa orgia di torture è durata anche troppo? Eh? Oddio. Che cosa ti dà il diritto di giocare con le vite di queste persone? Cosa ti rende così speciale? Eh? Cioè, allora... Sei malato! Io sono... Sei un lui. Pazzo malato! Che cosa diavolo hai fatto? Madonna, non ci sto capendo un cazzo. Che cioè, cazzo hai fatto? Penso di aver capito, ma non sono convinto di quello che ho capito. Psicopatico! E insomma, e finisce così anche questo episodio e questo capitolo del gioco. Quindi niente, ma un po' colpito questa scena finale, perché cioè davvero sembrerebbe che io sia lui a voi, cioè io, il giocatore sia quello che alla fine decide chi ammazza. Cioè è vero in parte, però cioè, tipo questa sapeva, non è che l'ha scelta il giocatore. Il fatto di arrivare tipo a uno contro uno e trovi. Vabbè, comunque, come sempre quando arrivi al dottor Hill, che ora sembrerebbe all'incontrare una persona più ragionevole, perlomeno più simile a una persona normale da ragionamento che fa adesso, insomma finisce il capitolo e di conseguenza finisce anche il mio episodio. Quindi niente, detto questo, ora arriviamo come sempre a conclusioni. Tanto violenza, capitolo 7, stop, vai. E niente, come sempre per concludere vi ringrazio in primis della visualizzazione e poi vi ricordo di mettere un bel mi piace al video se vi è piaciuto, chiaramente di condividerlo, ma soprattutto iscrivetevi al canale così che rimarrete aggiornati su tutti i video che caricherò, ma soprattutto su tutti i video inerenti a questa serie qua, questa qua di Antidome. Via, detto questo ci vediamo al prossimo episodio, che sinceramente non vedo l'ora di giocare perché mi sta veramente incuriosendo tanto questa storia, questo gioco e... boh, andiamo a vedere cosa succede. Vi aspetto al prossimo episodio, ciao!